Nel 1967 le tensioni in Medio Oriente portarono gli stati arabi a unirsi in una guerra contro Israele. Ma gli arabi sottovalutarono la forza militare del piccolo stato che dopo 6 giorni di strenui combattimenti riuscì a schiacciare i loro eserciti. Israele dimostrò di essere una potenza con cui questi stati avrebbero dovuto fare i conti. A scatenare il conflitto fu il problema dei rifornimenti idrici. A metà degli anni 60, Israele cominciò a utilizzare il lago di Tiberiade come riserva di acqua dolce per il paese. L'acqua veniva trasportata attraverso un canale fino al deserto del Negev, ma la maggior parte degli affluenti del lago di Tiberiade provengono dalle alture del Golan, a quei tempi territorio siriano. La Siria contestò lo sfruttamento di queste risorse idriche e progettò a sua volta la costruzione di un canale per deviare i corsi d'acqua del Golan. Il conflitto era ormai imminente, era iniziato il conto alla rovescia. Da 20 anni Israele era in guerra con gli stati confinanti. Le Nazioni Unite nel 1947 stabilirono la creazione di uno Stato ebraico e di uno Stato arabo in Palestina, allora sotto controllo inglese. La maggioranza del mondo arabo rifiutò questa ripartizione. Quando gli inglesi lasciarono il paese nel 1948, 7 eserciti arabi invasero la Palestina per attaccare il nuovo Stato di Israele. Il conflitto si concluse nel 1949, ma la situazione rimase instabile. Tra il 1948 e il 1967 lo Stato di Israele era vulnerabile. Risultava difficile organizzare una difesa efficace del paese. Con una guerra di logoramento combattuta in trincee da cui era possibile sparare ad oltranza fino ad uccidere tutti i nemici, forse avrebbe avuto qualche speranza. L'unica alternativa era la difesa in profondità, ma la conformazione del territorio non la consentiva. In pratica, Israele aveva la forma di una clessidra. La parte più a nord era collegata alla zona meridionale, dove si trovava il deserto del Negev, da un piccolo corridoio che nel punto più stretto misurava appena 12 chilometri. Quindi, dalle colline della Cisgiordania, l'esercito giordano avrebbe potuto attaccare e raggiungere facilmente la costa israeliana. La conformazione del territorio dello Stato di Israele ostacolava la sua difesa. Inoltre la sua economia era poco sviluppata, non avrebbe potuto sostenere una lunga guerra di logoramento. La sua unica possibilità era combattere una guerra preventiva di manovra. Per gli israeliani divenne necessario basare la difesa del paese su scelte strategiche ben precise. Dovevano essere i primi a prendere l'iniziativa. Gli attacchi preventivi divennero così un elemento determinante per la vittoria. Nel 1956, durante la crisi di Suez, Inghilterra e Francia spinsero Israele a dichiarare guerra all'Egitto. Israele occupò la vasta penisola del Sinai, ma l'intervento dell'ONU lo costrinse ad abbandonare i territori conquistati e a trattare una tregua con l'Egitto. Negli anni 60 gli scontri tra siriani e israeliani intorno alle alture del Golan furono molto frequenti. Il presidente egiziano Nasser, lasciando alla Siria l'iniziativa bellica contro Israele, temeva di perdere la leadership nel mondo arabo. Perciò, il 16 maggio 1967, intimò all'ONU il ritiro delle forze di pace dal Sinai. Nasser probabilmente pensava che U Thant, segretario generale dell'ONU, avrebbe ritirato solo parte delle truppe o respinto del tutto l'ultimatum, dichiarando che le forze di pace sarebbero rimaste nell'interesse della sicurezza internazionale. In questo caso Nasser avrebbe potuto accusare l'ONU di avere ignorato le richieste egiziane, ostentando così la propria potenza davanti a Israele. Ma la forza di pace dell'ONU, con grande sorpresa del presidente egiziano, decise di ritirarsi dal Sinai.
All'improvviso, dopo aver rivolto dure parole agli israeliani e aver fatto pesanti minacce nei confronti del loro paese, Nasser si ritrovò di fronte al nemico senza più forze di pace a dividerli. L'obiettivo del presidente egiziano era lo stretto di Teheran, la via di accesso per le navi israeliane al golfo di Aqaba. Voleva acquisire il controllo dello stretto per bloccare il porto di Eilat ed impedire a Israele lo sbocco sul Mar Rosso. Dal punto di vista del diritto internazionale, questo era uno sviluppo pericoloso. Lo stretto di Teheran rientrava nel limite di 5 chilometri delle acque territoriali egiziane, ma era una via di navigazione internazionale. Impedire ad un paese l'accesso alle acque internazionali era considerata una dichiarazione di guerra. Il 20 maggio gli israeliani mobilitarono il proprio esercito richiamando i riservisti. Intanto Nasser cercava di convincere il giovane re Hussein di Giordania a unirsi all'alleanza militare tra Egitto e Siria. Nel frattempo i siriani iniziarono gli scavi del canale sul Golan e Nasser cominciò a schierare le truppe nel Sinai. La sesta flotta americana si diresse nel Mediterraneo orientale in stato di allarme per il possibile imminente conflitto. Per tutta risposta, la flotta russa del Mar Nero attraversò i Dardanelli. Il 28 maggio Nasser annunciò la volontà di attaccare Israele, dichiarando di voler distruggere il paese. Questo annuncio suscitò un'immediata reazione. Grazie alle minacce del presidente egiziano, si appianarono le divergenze all'interno del gabinetto israeliano. Il 4 giugno, un governo di unità nazionale approvò la strategia militare da seguire e concesse l'autorizzazione ad entrare in guerra. Il primo ministro israeliano Eshkol comunicò a Moshe Dayan, ministro della difesa, di dare inizio alle ostilità il 5 giugno alle 7.45 ora israeliana, le 8.45 ora del Cairo. L'aviazione israeliana si era addestrata cercando di ottimizzare i tempi per la preparazione dei velivoli. I comandanti israeliani erano orgogliosi dei risultati ottenuti. L'aereo, dal momento in cui toccava terra, veniva rifornito di carburante, riarmato, preparato a rialzarsi in volo e fatto decollare in appena 8 minuti. Gli israeliani potevano ripetere questa operazione 8 volte al giorno per ogni velivolo. Cosa sarebbe successo, quindi, se l'intera flotta aerea israeliana si fosse impegnata nelle operazioni con un simile ritmo? Quanti danni avrebbe potuto infliggere al nemico in un solo giorno? Gli strateghi israeliani calcolarono i tempi di reazione più e più volte. Dalle loro analisi risultò che se avessero bombardato a tappeto le basi aeree egiziane per un'intera mattinata, avrebbero potuto distruggere l'intera forza aerea avversaria ed avere ancora tempo per attaccare quelle di Giordania e Siria.